Wawancara beberapa pembalap yang terkenal sekali di dunia dan di Indonesia apalagi. Saya di sini dengan Marc Marquez, ya terkenal ya dia. Ya. Ciao Marc, come stai? Ciao. Ciao. Volevo farti una domanda, innanzitutto adesso hai 50 punti di vantaggio su Valentino Rossi, che è il tuo secondo seguitore. E mancano solo 6 gare. Sei convinto di diventare campione del mondo? Convinto no, la boglia è là, no? Ma vediamo, proviamo di continuare con la stessa mentalità e provare di spingere come fino adesso e dai, vediamo, ma la boglia di essere campione è sicuramente là e proviamo di fare il nostro 100%. Dance Karan, GP Mania, saya bersama Jorge Lorenzo. Dan saya mau tanya banyak sebenarnya, mau wawancara. Ciao Jorge, come stai? Ciao. Stai bene? Tutto bene. Ascolta Jorge, voglio chiederti innanzitutto, adesso, l'anno scorso hai fatto un grandissimo campionato, sei diventato campione del mondo, sei caduto, hai rincorso, ti sei rialzato, sei sempre stato. Quest'anno le cose sono un po' cambiate, anche se penso che tu sia lo stesso, però magari per questione di fortuna, per questione di soldi. Volevo chiedere a te, onestamente, cosa pensi che sia successo quest'anno, l'anno scorso? Beh, sono cambiato i pneumatici e la nuova elettronica, soprattutto i nuovi pneumatici, no? Che fanno le gare un po' impredecibile. Per esempio Breno era il pilota più forte in assoluto, anche nel test del lunedì era ancora più forte, c'era più differenza con il resto, però abbiamo arrivato a Silverstone, era il settimo con più ritmo, no? Cambia tantissimo, 2 settimane da una pista a un'altra cambia tantissimo e dopo la mia poca performance nel bagnato, con la poca confidenza che ho nel pneumatico delantero, per il momento sta marcando molto il campionato con noi, stiamo perdendo tanti punti, questo ha cambiato, per il resto sono lo stesso pilota e competitivo. Hello GP Mania, sai se Karan di Sini, siamo The Greatest Valentino Rossi, dan siamo a Wawancara di, ok? Ciao Vale. Voglio farti un po' di domande diverse. Sapere parlare di non è difficile. Non è difficile, perché? Voglio farti delle domande un po' diverse rispetto a quello che sono. Volevo chiederti di Tavuli, diventata molto famosa grazie a te, e volevo chiedere se da quando sei così famoso ed è così famosa Tavuglia, viene tantissima gente, vengono a cercarti, magari ti suonano il campanello, tutte queste cose, non so, qualche aneddoto divertente, non so. Sì, come hai detto tu, no, in questi ultimi 20 anni Tavuglia è diventata famosa, no? Comunque più famosa di quello che era prima, perché tutti sanno che io sono di lì e come hai detto tu è bellissimo, perché durante tutto l'anno c'è tanta gente che viene a vedere, Tavuglia, che viene da noi, che viene nel nostro bar, che viene nella nostra pizzeria, che guarda le gare lì insieme. E che purtroppo vengono anche ogni tanto a suonarmi davanti a casa, anche se io cerco di stare sempre un po' nascosto, però quando c'è la possibilità comunque cerco sempre di fermarmi, fare le foto, fare le firme, però dai, c'è un po' un'atmosfera speciale, no? E quindi questo è una grandissima soddisfazione.